un po', magari sta tra le prime cose, Cure Blindness. Questi, per esempio, così tanti non mi servono. Mezzo useless. Remove Fear, vediamo un po', facciamo uno scanning veloce di tutte le cose che ha. Rimuovi Paralisi. Remove Blindness. Che però ovviamente va a occupare lo spazio della resist roba. Stava qua, era 3 o 4, remove blindness. Che sbatta. Mi conviene comunque tornare indietro in città. C'è poco da fa. Andiamo al second floor e torniamo in città. Compro tutte quante le cose che servono. Li faccio riposare, gli levo blindness, gli levo tutto. E via. Che anche con un remove blindness comunque sia devo farli riposare 50 volte. A meno che non gli faccio fare un riposo con lo spellbook pieno di remove blindness, ma faccio prima a comprare le scroll perché mi pare che non costassero molto. Ne compro un pacco, tipo una trentina. Buonanotte. Quindi tocca tornare in città. Riposino. Scroll di remove blindness. Le cose a go go. Però scusa, io mi chiedo, posso tornare in città dal sogno di cosa adesso? Questa è la domanda. Ora che ci penso. Dal sogno di Nairissa secondo me non posso uscire. È vero, secondo me siamo incastrati qua dentro. Quante blindness ci abbiamo? Blinding sickness. Blinding sickness. Blindness. Blindness, blindness. Maledizione, stanno proprio messi male, cavolo. The end draws near. Patrizio, Guri knows. Who's there? Lamasht? Minchia. Grotus Noises. Tanto leviamoglieli questi. Prima vediamo sta faccenda. Secondo me non ce la facciamo uscire da qua. Non ci farà mai uscire il gioco, figurate. Figurate. Sarà del tipo: non vi siete preparati abbastanza, ve la piate in saccoccia, boh. Tranquilli, non finite il gioco, non c'è problema. Non c'è problema. Oppure vi date in caricamento dei 4 ore fa, ricominciate da lì perché è tutto divertimento. Che poi insomma non è che siamo andati proprio impreparati, ce l'avevamo un po' di robetta. Basement? No, aspetta. Frozen Boneyard. Ah no, 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 era qua, to the gates. Sì. To the gates. Intanto tengo le dita nel ghiaccio. Lui c'ha anche il simpatico. No, questa è una cosa sua. È il Bewildering Injury. Chi lo sa? Secondo me siamo incastrati qua dentro forever. Sarei dovuto prendere più scroll anti-blindness. May I see your entrance? Che ci fa sto coso qua? Best kind of fight. Qui c'è un albero maledetto. A buffo completo. No, 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 non possiamo andarcene, niente, dobbiamo farcela con quello che ci abbiamo, va bene. Cioè va bene, insomma, più o meno. La fa. L'ha usata sta scroll? Ah sì, gliel'ha tolto. Vabbè. E andiamo second floor. Via. Sperando che non hanno triggerato il combattimento qua, che era completamente inutile. Torniamo giù, torniamo giù. Facciamo quel fight con quello che abbiamo. Bella situazione quella de... C'ho due o tre PG accecati. Ma
magari facciamo i buff. Brutta, brutta situation. Però dobbiamo risolvere il problema in sto basement. Poi penso che abbiamo finito. Faremo l'ultimo fight con i rovetti. Dovremmo aver finito. Wow, wow. Wow, wow, proprio. Ah, io manderei avanti Branda. Bello potente. Ce la fate, raga. Bravissimi. Che meno muovo la telecamera, meglio è con queste dita ustionate. Vediamo. Tra l'altro stavo pensando di fare... sì, e quasi sicuramente lo farò, perché mi è presa la fissa sti giorni. Non vedo l'ora di giocarlo. Ce l'ho installato, ma devo solo pigiare, doppio cliccarlo. Di fare un piccolo let's play di The Movies. Un vecchio gioco della... l'avevano proprio fatto quelli della Lionhead Studios, oppure avevano cambiato già il nome, non mi ricordo. Mi sa che erano Lionhead Studios ancora, che sono quelli che hanno fatto Black and White 1 e 2. Bellissimo, adoro, stupendo quel gioco. E Fable, Fable 1, 2 e 3. E hanno fatto anche sto The Movies, che è un... nel periodo in cui andavano di moda i giochi Tycoon, che facevano i tycoon di qualsiasi cosa, sicuramente ve lo ricordate. Facevano i tycoon della Zo Tycoon, pure fantastico, anche quello lo giocherei molto volentieri. Facevano tycoon di qualsiasi gioco esistente possibile. Ah no, avrei dovuto prima buffare prima di salvare, vabbè. No. Ah sì, beh, era meglio fare gli altri buff. No. E hanno fatto sto tycoon che praticamente gestisci uno studio dove fanno i film, uno studio cinematografico, e mi sa che poi tra l'altro ne avevo già parlato, ma è veramente un taglio, veramente veramente carino. Così travisi, facciamo le resistenze. A chi l'avevo fatto? A lui, ok. Quanto gli dura ancora? 2 minuti. Tra l'altro questi son fermi sto questo. Ah, perché è 2 ore e 39. Io pensavo avevo letto 2 minuti la prima volta, figurati te. Che salame. Perché non ce n'ho abbastanza di freedom of movement? Excuse me. No mistakes. Excuse me. Sonico, fire, acido, manca questo. Non ho messo cold, che poi cold non lo usano mai. A lui serve freedom of movement. Chi altro è che c'aveva freedom of movement? Madre mia, questo è malissimo il fatto che non ce l'abbia. Cavolo. Il nostro DPS non c'ha freedom of movement. Focus on the goal. Perché non c'è freedom of movement? Perché tutto ciò è malissimo? So perché, non so perché. Comunque lui ce l'ha. Lui ce l'ha, lei ce l'ha, lui pure e lui pure. Però manca Egondaio. Egondaio è tipo super importante che ce l'abbia, vabbè. Vabbè, vabbè, proviamo a fare sto fight lo stesso. Mettiamo il party qua, lui lo mandiamo qui a pullare. Save game. No, 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 venite qua. Chi ha le botte? Wild Gaze spacca parecchio le palle, eh? Io non capisco come farli sti fight, allucina. Sono proprio troppi mob. L'unica cosa è buttarci una ragnatela e far venire quelli che vengono.
e farseli piano piano. Bisogna cittare, perché sennò non lo riesci a fare. Facciamo le ragnatele. Chi è che c'aveva la ragnatelina? Ah, tra l'altro io poi c'ho. Sì, invisibility, però non la vede comunque. Come funziona sta faccenda? Chi è che c'aveva il ragnatelozzo? Ready for anything? Mi sa non noi. No, infatti mi sa proprio che non ce l'avevamo su nessuno qua. Al massimo ce lo poteva avere lui, ma non. Questa è male male sta faccenda. Che non c'ho neanche un ragnatelozzo in tutto il party. Chi è che è male sto coso? Sto dito. Possiamo fare, non ci abbiamo macchine, non ci abbiamo nulla. Focus on the goal. Sa due ore per castare lo sleep. No mistakes. Non ci sono neanche mob praticamente. Vediamo se. Vediamo se riusciamo a sopravvivere a questo fight qua. Aia che botto. Aia che botto. Arrim sta prendendo delle scocce infinite. L'importante è che non sia morto per sempre. Vai, dips, dips. Bello quel 71. Questo è tostissimo. Ok. We somehow managed. That is not far. Break the waterlock. Che succede? Allaghiamo tutto? Water from the broken water clock flows away in streams, but not all of it. Some freezes indecisively and then assumes the shape of a small winged creature. Tale Plutok. Praticamente cade quest'acqua e poi parte di quest'acqua diventa una piccola creatura alata. Why did you break the clock? The mistress will be angry and boil me. If only someone would give her a new clock instead. But it had better to be a sun clock or an hourglass. I'm tired of living in the clock. Let somebody else watch it. But what if the mistress makes me live in a pot or a kettle? Praticamente questo era intrappolato dentro, dice la. La maestra sarà incazzatissima, la mistress sarà super incazzata e mi bollirà. E mi ucciderà. E a meno che qualcuno non gli dia un altro orologio, che sia magari un orologio col sole, quindi una meridiana, oppure una clessidra, perché lui si era rotto le palle di stare lì dentro. Sai dove si trova Nerissa? No, don't ask me, non me lo chiedere. Non posso raccontare i segreti della mia capa, mi punirebbe. Mm-hmm. Dice, vuoi che ti dica qualcosa di interessante invece a proposito della casa, del primo mondo, degli Eldest, del segreto nascosto? Proviamo a vedere dove si trova. Fallito. Dice, dice, non sono stupido. Parlami della libreria. Cioè, non ho mai visto nessun'altra libreria. Come sono fatte? Probabilmente. Ci sono delle librerie appese al soffitto e dei Mephits che vivono dentro al camino. Mephits sono, credo che lui sia un Mephit. Sono delle creaturine volanti, dei demonietti volanti. Poi chiaramente in ogni gioco vengono rivisti in maniera diversa. Io mi ricordo i Mephits di Dark Age of Camelot, erano questi omini cicciottelli. Tipo dei diavoletti volanti, un po' come quelli come il diavoletto volante di Black and White, tra l'altro, per l'appunto. Un po' al contrario di un angioletto, di quello che noi vedremo come un angioletto, tipo una versione cattiva dell'angioletto.
per i nostri libri, i libri che provengono dal primo mondo. Altri tipi di libri, don't like it here and disappear, gli altri generi di libri non... o meglio, agli altri generi di libri non piace qui e scompaiono. Abbiamo libri su qualsiasi cosa, gioia, trionfo, paura. Se vuoi puoi fare una passeggiata in giro e leggere quello che vuoi, ma ricordati, i libri sul male e sulle cose cattive sono sulle parti inferiori delle librerie. Dice paura terribile, gioia, vicious, adesso vedo la traduzione perché non mi viene la parola esatta in italiano. Vediamo un po'. Vizioso, ok, giustamente. Libri su cose buone, invece, sulle cose buone stanno sopra. Comunque, stop reading books from the top shelves long ago, and many of them were scattered around the house. I barely saved my favorite book about beauty. Vast waves roll under the blue sky. The water. Beh, qua lo racconta un pochino. Praticamente dice: io comunque ho smesso di leggere i libri sulle cose buone tanto tempo fa, quindi legge solo libri terribili. E sono riuscito a malapena a salvare il mio libro preferito, che era sulla bellezza, come la storia della bellezza. Io ce l'ho, cioè sia la storia della bellezza che la storia della bruttezza. Vast waves, e poi racconta un pochino di questa cosa, ci sono queste onde che sbattono sotto il cielo blu, e c'è una cascata che continua a cadere direttamente dentro un rainbow, che è un arcobaleno. E dice: vorresti leggerlo? Books, disgusting magic books. Why show me these pictures? Why do we not burn this library? Library, anzi, dice: we kill water beastie and burn everything. E non stavolta, Knock Knock, che lui dice: bruciamo tutto, la libreria è stupida, spacchiamo tutto. Chi sei tu invece? Pludok. Sono un Mephit, ok, l'ha detto. E sono stato infilato dentro questo orologio ad acqua. L'orologio è molto importante per la libreria. Se non lo guardi, se non lo guardi, potresti finire per leggere per sempre e dimenticarti di tutto. Ma se io faccio detect magic su di lui, ok, vabbè, nulla di as it should be. Ma questo fight qua dentro, come al solito, mi chiedo, ha senso che io lo faccia? Boh, mo sai che faccio? Mi sparo l'invisibilità e vado a dare un'occhiatina. No, non vado a dare niente, perché sti cosi ti vedono nonostante tutto. Va benissimo. Quindi che facciamo? Lo ignoriamo. Easy, lo ignoriamo. Ci frega un cazzo. Lo ignoriamo sto fight qua. Andiamo avanti e vediamo. Se poi dovesse essere, torniamo indietro. Bello, ottimo loot qua dentro. Fantastico. This is not possible. Whoops. Knock knock, Limorte. Avresti dovuto aprire. Mi mancherà knock knock. Ok, forse è questa la stanza inutile. Che hanno visto? Fu. Ma scusa, ma tutte ste librerie sono completamente vuote. Forse devo raccogliere i libri e metterceli dentro, non saprei. Chi lo sa? Vedete, sto usando una cifra il mouse per spostare la telecamera, perché mi sono veramente fatto malissimo alle ditine. Ok, allora vediamo un po'. Scrollo di invisibilità. No mistakes. Non ci abbiamo scelta, sto fight lo dobbiamo fare per forza. Che merda.
questo punto di tiro tutti. Andiamo un attimo avanti Branda qua. Bisognerebbe far fuori sti scout. Probabilmente prendi 50 attacchi d'opportunità, ti fanno nero, guarda lì. Poi Ekunda gli rimane frizzato. Fanno il culo, ci fanno questo. E non c'ho praticamente nulla da tirare qua. No. Sto pensando a come poter risolvere sto fight senza alcun mago praticamente. Il che è piuttosto challenging come cosa. Tra l'altro dovrei farli riposare a tutti i costi, mi sa. C'ho scelta. Sicuramente li devo far riposare, così si riacchiappano un pochino. Quindi abbiamo l'ultima botta di razioni, poi abbiamo finito. Speriamo bene. Perché non... Vabbè. Death Door lo possiamo togliere tranquillamente. Sto Blinding Sickness sta rimarrà per sempre. Tante buono. Shift 1, tiralo a lui. Ah, perché ce n'ho solo 5 io di questi. No, 5. 4, non capisco. Prima si vede che ne ho tirati 2 a qualcuno che non doveva prendere. Gli diramo tutto a questi. Meglio di così. Se muore. Andiamo. Tocca fa. Questi bisogna... Bisogna farli fuori e basta. Non stanno da nessuna parte, sti cosi. Se riesco a farli secchi in un secondo, così. Vogliamo proprio far secchi in due secondi. Ce la facciamo. Ma siamo giocati di RNG qua, ce l'abbiamo fatta bene. Easy. Super easy. Cioè super easy, ci ha detto bene. Sì, così qua sono fortissimi. La Wild Hunt è veramente troppo strong. Libri felici. The Book of Shackles. The book pages are empty, but upon opening you can see a kind of light reflecting on a sharp... Ah, quindi sono vuote le cose. Praticamente sì, è tipo, è come se fosse un sogno.
un sogno, un libro sogno praticamente. Quando lo apri vedi questa luce di candela che riflette su degli strumenti chirurgici e si sentono le urla di un di Madla Stasek, ovviamente, che ha deciso di andare sotto i ferri. Jod grasping the scalpel, Tristan. Ah, c'è pure Tristan che prega. You unmistakably feel terror filling the room. Madla Sphere, c'ha paurissima la tizia. Doesn't know, perché non sa se morirà o meno. Se morirà direttamente, o meglio, se morirà con l'operazione o morirà dopo per via della malattia che ha. Is God. Questa era, vabbè, la storia che avevamo fatto quando uscivano i mostri da dentro le persone, no? Sicuramente ve la ricordate. So many Scioltateli, per favore. Devastateli, please. Devastate questi schifi di Wild Hunt Paolo. No, facce sognare. Esplosi malamente, level appino. Prima di tutto però qua facciamo così: use. Tanto queste ne dovrò usare 75 per tirare su la vita dei knock knock, però almeno me le levo dalle palle. Chi è che sbatti? Blop. Ok. Ma tra l'altro io poi magari c'ho qualche pozione che potrebbe tornare utile. In realtà poca roba, secondo me, perché le avevo vendute quasi tutte. Allora facciamo sti level up. Ala Arcane Trick Store. Pam. Ok, al solito. Che livello siamo? Tra point blank shot non ci interessa. Non ci interessa point blank shot. Cleave, combat casting, critical focus. Vai con critical focus, via. Extra performance. Ma vai con l'extra performance, ma una certa. Confusion, allora dispel magic, già ce l'abbiamo. Good hope. Più 2 moral bonus, saving throws, attack rolls, ability checks and weapon damage rolls. Good hope, buono. Phantasma web. Vai. Need. E Summon Monster. Ce può tornare utile. Vai. E adesso che ce l'hai, Ala, ce fai subito. Ah no, però no. Ah, però invece questo ce l'ha subito. Tiè, quanto dura? 12 minuti, perfezione. Stalwart Defender. Lo mettiamo un punto in Stalwart Defender. Sì. Via. Yeah. Ci proviamo, che ce frega. Tanto siamo sul finale, vai. Oh, corno con Smash, vai. Corno con Smash a manetta. You may make an immediate persuasion. Corno con Smash, questo qua era buono perso. Ah, poi ha delle stance nuove. Fa vedere un po'. Dazzling display. Ma qua mi diceva che aveva defensive stance. Eccola qua. Ah, però sono 14. Ce la puoi avere per un tot di turni questa. Weapon damage will saving. In addition she gains plus 2. Ah vabbè, praticamente super defensive diventa. Vabbè, lui tanto lo sappiamo che è full pavo, full coso, full cleric. Te puoi sbagliare. Blind fight. Ci piace Blind Fight, ci sta simpatico. Specialmente in questo momento del gioco in cui Blind Fight è tipo importantissimo. Vabbè, lui continuiamo col Full Rog. Blind Fight pure a lui. E Kundai, oh.